Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di What The Hen No Shop. Arriviamo a 500 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag What The Hen No Shop qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e noi andiamo avanti con la nostra nuova puntata. Allora, andiamo a vedere prima le cosine della povertà, poi andiamo a prendere tutto il resto. Gina Gingerina, ragazzi, tutta per noi che non ci serve a niente. Un bel forziere giornaliero che non ci dispiace, 29 monedine, chiappa nebbia. Gretta verde, potenziabile, e giù sotto qualunque. Ok, si prosegue. 50 monedine gratis per noi. E ci andiamo a prendere anche 15 gemme. Oh, ce ne danno di più oggi. Siamo contenti allora. Allora, andiamo avanti, avanti. Che cosa possiamo fare? Prima di tutto direi di andarmi a prendere l'offerta del giorno. 10.000 monete per 20 eroi epici. Squadra da sogno, ragazzi, vai. Roba seria? Smitti il tasso, potenziabile, coniglio divertente per 14, stupefacente questa cosa, ci piace, quindi andiamo a fare qualche modifica al mazzo. Ok ragazzi, ho potenziato il coniglietto a livello 4, 1375 d'attacco, 825 di salute, l'ho messo al posto del Muzzi ragazzi, voglio vedere cosa riusciamo a combinare, riesce pure a intossicare quando muore, ok? A volte prende il controllo dei nemici e ci piace questa cosa. Allora, se non ero l'ultima volta abbiamo fatto la campagna, quindi adesso andiamo a fare arene. Siete pronti al devasto più totale? Vai Og, e questa volta metto dietro all'Og il coniglietto ragazzi. Non parto immediatamente Ciccio Chef, ma parto di coniglietto, perché se fa veramente così tanti danni dovrebbe essere veramente cattivo. Vai, guardate quanta roba gli ho tolto. Ragazzi, il coniglietto è diventato P. Coniglietto devasta, coniglietto uccide. E ora siamo contro Big Daddy ragazzi, vai, vediamo un po' se il devasto del nuovo coniglio ci porterà su in cima alla classifica. Mamma mia, c'è mancato poco che il maledetto cecchino ci prendesse il coniglietto e noi gli tiriamo una bella palla di fuoco. Ok, abbiamo invertito pure lo Smith, andiamo proprio aggressivi, vai. Coniglietto devasta ti prego, spam, guardare coniglietto. È OP coniglietto, ci piace, vai. Andiamo avanti perché sto coniglietto oggi ci porterà veramente in alto e molto facile, ci piace questa cosa. Ho fatto bene a prendere quella cassa epica, anzi cassa degli eroi a sto punto, ok. Una bella palla di fuoco sopra la cecchina, vai, abbiamo pulito la strada. Vai coniglietto, devasta lì, ne abbiamo invertito uno, abbiamo invertito uno degli scheletrini. Sbam, sciottone. Queste saranno tutte partite velocissime, perché prima che arriviamo al punto dove il coniglietto diventa scarso ci vuole. Ok, vediamo un po'. Continuiamo così. Vai Og, vai Og. Ok, ho potenziato coniglietto. Vai coniglietto, devasta. Guardate il coniglietto come tira dritto. Coniglietto tira dritto. Il cecchino colpisce l'Og. Coniglietto uccide. Sbam. E siamo contro Lorenzo. Ciao Lorenzo. Vediamo Lorenzo come va giù. Vediamo un po' come scende giù di cattiveria Lorenzo dopo che prende le botte da coniglietto. Ok, si prosegue di cattiveria. Og pulisce la strada dai piccoletti. Coniglietto pulisce la strada da tutti gli altri. Guardate il coniglietto! È immortale, è devastante. Ha invertito pure il Luzzi. Ok, ci hanno rallentato. Il Luzzi ci ha rallentato, maledetto. Ma tanto ci muori lo stesso perché il coniglietto avanza. Non gli frega niente a coniglietto. Guardate il coniglietto! Ha invertito Goblin. Mamma mia, Luzzi viene giù. Og uccide. Bene. E si continua, Og a coprire, andiamo contro Cuba Master e andiamo a mettere il nostro coniglietto. Vai coniglietto, fagli sentire dolore a quei due tank, vai. Ok, si comincia a accelerare, coniglietto devasta, eccolo, eccolo coniglietto. Coniglietto ha invertito Smith, ok, coniglietto uccide, coniglietto attacca diretto. Ho fatto tutto coniglio. E ora andiamo contro Pigna. Ciao Pigna, penso che sei italiano e penso che sei anche abbastanza grandicello, quindi ti saluto e ti lascio anche un cuoricino nei commenti. Passa se vuoi, passa a trovarci, passa a Citroen. Ok vai, devastiamo col coniglio. Coniglio fa tutto, no, coniglio è morto questa volta. Questa volta coniglio è morto, giustamente si è presa un sacco di botte. Ok, voi due vi prendete una palla di fuoco e Log avanza tranquillo, vediamo un po'. Tranquillo è una parola grossa, però insomma, uno l'abbiamo stunnato, eh. Però c'è muore Log. Ai ai ai, brutta situation. Mi sono basato un po' troppo sul coniglietto. Ok. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo inventarci. Og, vai di cattiveria a sto punto. Vai, devastali tutti. E vorrei anche aspettare, perché se riesco tiro la cecchina, però dopo che ha sparato. Ok, perfetto. Parato, no, ha preso Ciccio Chef e non ha preso la cecchina. Ma perché?
Perché questi bug assurdi? Mo prende la cecchina a me. No, ha preso Ciccio Chef pure a me. C'è qualcosa che non va, ragazzi. Rimangono coperti, non so perché. Ok, vado de coniglietto. Adesso c'è la cecchina dietro, quindi colpisce la cecchina. Perfetto, va bene così. Coniglietto, avanza, ti prego. Facci vedere che cosa riesci a fare. Ha invertito quello sbagliato, che era meglio che non invertivi. Però sta avanzando. Oh, ha attaccato Log. Oddio, coniglietto ha superato l'avversario girato. Mamma mia, è direttamente là davanti. No, è morto di Smith però. Porca miseria, peccato. Allora, facciamo così. Potenziamo questi e continuiamo con la combo vecchia. Vai Ciccio Chef a sto punto. Vai col devasto Ciccio. No, è morto. È morto per la cecchina. Dai, perché la cecchina non colpisce la cecchina avversaria? Questa è una cosa sbagliata, raga. Mi sa che vado a morire male con questa situazione bruttissima. Vai dai coniglietto, te prego, salvami coniglietto. E ce l'hanno avvelenato, sti maledetti. Giustamente ci avvelenano il coniglietto perché è il più debole dei miei, poverino. Ok, come vita, non come danni, perché come danni sta ben oltre. Allora, è la cecchina che ammazza tutti. E mi sa che se non evoco Log in tempo dovrei essere morto. L'ho evocato in tempo, quindi mi sono per adesso salvato. Ok, abbiamo dei problemi logistici a questo punto. Perché potrei pure evocare cecchina, ma cecchina ci muore. Vediamo un po', ok, ci provo così. E proviamo a fare sto gioco. Vediamo un po', cecchina ti prego, t'ho potenziato, quindi attacca a qualcosa. È attaccata a quello sbagliato, quindi siamo un attimo quasi morti. Mi ha avvelenato tutto, te pare? Ok, mettiamo pure Ciccio Chef e speriamo. Allora, quello dovrebbe morire con bel colpetto. No, perché ci si è messo davanti. E niente, stiamo un pochino inguaiati, direi. Allora, facciamo così. Potenziamo lui così spara prima. Però c'è il Goblin di mezzo. Quindi mi è morto il mio e non il suo. Bene, così. Ok, allora, che cosa posso inventarmi? Sto traccheggiando alla grande, ragazzi. Questo mazzo avversario mi sta dando fastidio. Siamo arrivati a Metro Show. Non ci credo. È da una vita che non ci arrivavo. Ok, vai così. Ciccio Chef devasta, per favore. Coniglietto, assolutamente. Ok, ai ai ai, Metro Show sulla nostra testa. Vai così, per favore, uccidilo. Non ce l'ha fatta perché ci ha mandato tutto indietro. No, tu ci muori secco, basta. Ci siamo scocciati. Perché i meteoriti stanno arrivando solo sulla nostra testa e questo non ci piace. Oh, vai coniglio, ti prego. Oh, l'ha invertito da laggiù. Cecchina, ti prego, sparati. Mamma mia, che ci è mancato. Non ci credo, per quanto poco. Non ci credo. Guardate la sfortuna, ragazzi. Non ce la facciamo, me sa. Intanto continuo con Log e ci provo. Anche se la vedo tanto brutta, perché lì c'è lo Smith che è sceso in campo e ci sta spingendo indietro. Ok, questa è una battaglia di quelle proprio epiche. Ok, vai coniglietto, vai, continua così. Devasta lì. Ok, metto Ciccio Chef al volo. Però stiamo tanto nei guai. Guardalo, di nuovo l'ha tornato. È morto dei meteorite. E stiamo andando avanti. Ok, ok, proviamoci. Allora, quella di prima è stata veramente lunga e estenuante come partita. Pesantissima, proprio pesantissima. Vai coniglietto. Vai, devasta Smith, per favore. Vai. Cappottalo male. Ok, abbiamo invertito qualcuno? No. Vai cecchinetta, un bel colpo diretto. A parte che dovrebbe ammazzarti diretto. E siamo contro una tizia che si chiama Cicolda. Ciao Cicolda. Guarda come sei vestita strana. Wow. Allora, abbiamo capito che qui andiamo di cattiveria lo stesso, perché c'è un bello smite e dei begli scheletrini. Gli scheletrini vengono devastati male, come era prevedibile succedesse. Coniglietto va avanti molto tranquillo. Ciccio Chef cerca di ucciderci coniglietto. Coniglietto viene parato dal Log e ammazza cecchina. Ciao Cicolda. Vediamo la prossima volta. Siamo contro un tizio che si chiama Mi. Ciao Mi. Vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare contro Mi. Vai coniglietto, fagli vedere chi sei. Ormai sei diventato enorme per il livello in cui siamo. Quindi vai, potenziamoli entrambi, così accelerano. Vai coniglietto, fagli sentire il dolore a questi tanconi. Mona va giù, che è un piacere. Smith è stato girato. Mamma mia, botte sul groppone. Siamo contro Miki. Ciao Miki, sicuramente sei italiano. Hai anche la skin di Ciccio Chef. Sì, di Ciccio Chef, dico sempre Ciccio Chef, dei Ciccio, ok. E andiamo avanti cattivi. Vediamo un po' di devastare tutti con il nostro coniglietto. Sempre se non ce l'ammazzano prima. Ok, sembra che regge. Mamma mia, colpo. Un altro colpetto, dai, ne basta uno. Una bella palla di fuoco, qualsiasi cosa evochi. Ok, no, l'ha attaccata però, peccato, peccato. Se no avevamo già vinto. Vai coniglio, un colpetto, una linguata. Niente, se stanno a mettere tutti davanti. Vabbè, ci pensa Og. E siamo contro Fede, bella Fede. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare contro Fede.
Allora, aspettiamo stavolta a evocarlo, perché il coniglietto ha il vizio di correre più veloce del log. E invece a noi ci serve che viene coperto dal log. Però passa sempre avanti, quando lo potenzi poi accelera. Ok, il Luzzi è stato invertito. Vai che abbiamo la possibilità di attaccare diretti col coniglio. Vai coniglietto, mamma mia. La cecchina, boom, ha colpito su Luzzi. Coniglietto continua il suo attacco. Ha invertito Ciccio Chef e vince. Questa è l'ultima battaglia e siamo contro Naruto. Wow, Naruto, pazzesco. Ok, allora vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. Tanto penso che sia battibile lo stesso, perché questo coniglio è OP, ragazzi. Se non c'è qualcosa che gli fa sufficienti danni è devastante. E abbiamo invertito la mona. Andiamo diretti su cecchina. Linguata, sbam, ciao Naruto. Ok ragazzi, penso che per questa puntata sia tutto. Il potenziamento che abbiamo fatto al coniglio è stato devastante. 1375 di danno, coniglio divertente, è esagerato. Ci sta portando su di classifica in una maniera assurda. Infatti adesso siamo, vediamo un po' in che posizione ci troviamo. Siamo precisamente 20esimi con 1690. E tra un po' cominciamo la scalata ancora più veloce, bellissimo così. E siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi cerchiamo di arrivare a 500 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag WhatTheEnergyShop qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e vi invito a passare al nostro gruppo Facebook WhatTheEnergyItalia. E ci vediamo alla prossima puntata!